E anche il mondo imprenditoriale esprime la sua preoccupazione per il futuro occupazionale. Mi auguro che per i settori in crisi come il turismo, la ristorazione e la moda vengano prolungati sia la cassa integrazione che il blocco dei licenziamenti, altrimenti potrebbe essere un problema serio dal punto di vista sociale, afferma Maurizio Sarti, presidente del sistema moda di Confindustria Toscana Nord, a cui abbiamo chiesto anche di tracciare una panoramica del comparto ad un anno di distanza dall'inizio della pandemia. Rispetto all'anno scorso, diciamo, le fabbriche non sono chiuse, ma la situazione non mi sembra che sia migliorata di molto anche da un punto di vista del virus. L'anno scorso c'è stato un calo significativo nel comparto moda di circa il 24% e ad oggi è più o meno dello stesso ordine di grandezza. Il fatto che paesi extraeuropei come la Cina, gli Stati Uniti, stiano cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel può aiutare l'export verso quei paesi e quindi fare bene anche al comparto moda pratese. Sì, questo sicuramente. Allora, la Cina è già fuori dal tunnel da giugno-luglio dello scorso anno, indicativamente. L'America, sta uscendo, quindi probabilmente si vedrà a breve, si spera, un miglioramento. C'è da ricordarsi che il comparto moda, per quanto riguarda la produzione, non è immediato, cioè un ordine che ci passano oggi viene consegnato in 2 mesi circa e dopo andranno nei negozi dopo altri un mese e mezzo. Abbiamo parlato di produzione, di export, parliamo dei lavoratori. Quando non sarà più prorogato il blocco dei licenziamenti, che cosa ci si aspetta? Dipende da come ripartiranno, cioè, se saremo sbloccati noi o comunque anche altri paesi extra CE o extra Italia che possono passare gli ordini. Quindi se sbloccheranno i licenziamenti e saremo ancora bloccati, sarà un problema. Francamente io penso e mi auguro che almeno per i settori più colpiti, che sono il turismo, la ristorazione e anche il reparto moda, siano prolungati sia la cassa integrazione sia il blocco dei licenziamenti, perché altrimenti potrebbe essere un problema serio da un punto di vista sociale.